Bella a tutti ragazzuoli e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Maullo941 e oggi siamo tornati sulla Maullocraft, signori miei. Siamo pronti, lo scudo c'è, la spada pure, l'entusiasmo pure, signori miei. In questo video andremo a cercare la fortezza del Nether e non sarà chiuso questo video fin quando non la troveremo. Giusto, giusto Omino, giusto Omino, giusto Omino. Allora ragazzuoli, prima di partire col video io vi ringrazio per i like, per i commenti che lascerete. Vi ringrazio per il supporto che state dando e che darete a questa serie e vi ricordo di seguirmi sui miei social, mi trovate come Maullo941 sia su Facebook che su Instagram, i link li trovate in descrizione. Detto questo, partiamo con il video. Ok, signori miei, noi abbiamo tutto quanto pronto. Stiamo per imboccare la strada. Maialino Ino Ino, fammi in bocca al lupo per questa avventura. Spero che non ci sia un altro fallimento come l'ultima volta, raga. Non ne posso più. Questo è veramente l'ultimo tentativo che facciamo di trovare una fortezza del Nether, raga. Se non la troviamo questa volta, non so più veramente dove sbattere la testa. Allora, ci siamo. Ci siamo. Sta caricando. Ok. Usciamo dal portale. Perfetto, ci siamo, ragazzoli. Ci siamo. Là ci sono i soliti maiali. Io mi sono portato un arco con una botta di frecce, quindi dovremmo essere molto protetti. Detto questo, prendiamo le coordinate. Ok, coordinate prese. Partiamo all'avventura, signori. Andiamo da questa parte di qua. Mi ispira di più questa parte di qua, signori miei. Vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Ecco, già ci sono i maiali, già quelli già mi danno un fastidio. Stiamoci lontano da quei maiali, raga. Ah, lì sotto ci sono gli altri, perfetto. Siamo circondati, porca di una paletta ambriaca. Riesce a saltare lì? Ok, dovremmo essere al sicuro qui, raga. Al sicuro, ma siamo in aria. Questa cosa non va bene. Dovremmo scendere un attimo. Houston, Houston, dobbiamo scendere. Che cosa? Dove sei? Mi sogno la notte, raga. Ci credete che mi sogno la notte? Dove sta andando? Come? Ma che sono pazzi questi? Ma mi attaccano pure Oh, oh. Ma state a scherzare? Raga, io vi giuro, me li sogno la notte sti cosi. Meno male, è sceso un maiale. No, me l'ha ucciso. Ma siete dei bastardi, mi avete ucciso l'amico. E io vi uccido male. Ok. Calma e sangue freddo. Tutto sta partendo nella peggior dei mondi, delle situazioni, signori miei. Mannaggia a te, devi morire, devi morire. C'ho una spada in diamante e questi mi fanno male. Ma com'è possibile, signori? Ma com'è possibile? Mangiamo, mangiamo. Mangiamo e continuiamo la nostra spedizione, raga. Aspettate, questi mi sono portato alla fornace, raga. Così male che vada, riusciamo a cuocere la carne che ci danno sti porcelloni. Continuiamo la nostra ricerca, raga. Raga, ci sono degli Enderman. Ne approfitto molto volentieri. Vediamo se riusciamo a recuperare delle Enderpearl, raga, che ci servono come il pane. Le Enderpearl ci servono come il pane, signori miei. Vediamo se riusciamo. Ok. Statevi lì, bravi. Bravi, vi faccio fuori entrambi. Ci servono l'ender per come il pane, raga. Perché se dobbiamo andare a trovare il portale al Nether, ci servono pure quelli. Oddio, se mi droppano pure il blocco lì di questo qua, mi fanno un piacere. Una ender per presa. Dov'è l'altro tizio? Dov'è l'altro tizio? Dove stai, zii? Mi attacchi alle spalle. No, questo non mi ha droppato niente, raga. Mi hanno droppato i due necelio distorto. Buono, questi sono carini. E un ender per buono, buono. Meglio di niente, meglio di niente. Continuiamo la nostra ricerca, raga. Raga, ci sono un botto di Enderman. Una missione che è diventata un'altra cosa. Perfetto, non ha importanza. Dobbiamo recuperare anche tutte queste Enderpearl. Hanno popolato il Nether di Enderman. Questa cosa è ottima per noi, perché noi non avevamo minimamente delle Enderpearl. Quindi se questi Enderman volessero giocare con noi, per noi sarebbe molto carina come cosa. Niente, raga, 8000 Enderman colpiti, nemmeno un Enderpearl droppata. Proprio quando si dice la fortuna delle fortune. Continuiamo ad andare nel nostro viaggio, raga. Continuiamo, continuiamo. Raga, l'ho trovata. Ho trovato la fortezza. Ho trovato la fortezza, raga. Fermi tutti, che non ci tocca per nulla. Come lo. Che. Non ci posso credere. Ho trovato la fortezza, raga. Spettacolo. Là c'è un Enderman che cammina. Fermi tutti, abbiamo trovato la fortezza, raga. Abbiamo trovato la fortezza, abbiamo trovato la fortezza. Cosa sono questi rumori strani che si sentono? Abbiamo trovato la fortezza. Come ci arrivo io nella fortezza? Sono emozionato, raga. Sono emozionato, stiamo calmi. Allora, se io mi lancio di qui, secondo me 10 a 1 muoio. Secondo me muoio di brutto. Allora, cerchiamo di capire un attimino. Cerchiamo di capire un attimino. Dove va questa fortezza? È nel vuoto.
È proprio sulla lava, cioè in un posto più pericoloso non poteva esserci questa fortezza. Ok, stiamo calmi. Stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi. No, 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 erroraccio, 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 erroraccio. Abbiamo beccato un punto di lava. Ok, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi, stiamo calmi. Vediamo di riuscire ad andare in quella direzione. Vediamo se per caso qui c'è un contatto. Là sotto forse c'è un contatto, raga. Là sotto forse c'è un contatto. Fra la fortezza, non caschiamo nella lava, ti prego, non cascare nella lava, non cascare nella lava, non cascare nella lava, non cascare nella lava. Ok, calma, dobbiamo raggiungere quel punto. Come lo raggiungiamo quel punto? Quel punto lo raggiungiamo andandoci di qua. Allora, aspetta, fermi tutti. Noi qui siamo dritti dritti sulla fortezza. Ok, se io faccio un ponticello che da là mi porta là, raga. Cosa sto per fare? Se cado, raga, se cado. Madonna mia, se cado, raga. Calma, 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 calma. Dobbiamo. Quegli scheletri là mi fanno una paura che voi neanche vi immaginate. Neanche immaginate la paura che mi fanno quegli scheletri là. Ok, calma, calma, calma. Qua c'è del quarzo. Non so come ho preso fuoco, raga, non lo voglio sapere. Mangia, 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 zio, mangia, zio. Mamma mia, che mi sono fatto tanta marmellata addosso. Calma, 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 calma. Andiamo un po' avanti, andiamo un po' avanti. Siamo in vista della fortezza. Ci sono delle blaze che mi stanno già puntando. Cioè, ma stiamo scherzando? Io non ho nemmeno l'armatura, porca miseria, per combattere contro le blaze. Per colpa dei maiali che vogliono fare il commercio, io non ho nemmeno l'armatura. Siamo calmi, siamo calmi. Non è di qua, dobbiamo andare ancora un poco più avanti. Andiamo più avanti, andiamo più avanti, raga. Andiamo più avanti, andiamo più avanti, andiamo più avanti. Sempre stando attenti. Questo quarzo prendilo, che può tornare molto utile il quarzo. Io non ho niente, raga. Non ho. No, l'armatura ce l'ho. Cosa sto dicendo che non ho l'armatura? Possiamo iniziare a scendere. Calma. Con molta calma. Da qualche parte sbucheremo, raga. Perfetto. Siamo sbucati nell'aluminite. Non è molto utile questa cosa. Stiamo calmi. Dov'è? Io avevo visto che c'era un collegamento. Sì, è proprio qua dietro di me il collegamento. Dobbiamo agire all'aluminite, raga. Dobbiamo agire all'aluminite. Eccolo qua il collegamento che cercavo io. Ok, calma, 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 calma. Non facciamo stupidaggini. Colleghiamo qui. Qui, perfetto. Mangiamo. Perché siamo un attimo a corto di tutto. Là c'è. Madonna che me la sono vista brutta, raga. Madonna che me la sono vista brutta. Di là c'è un altro collegamento. Ok, andiamo su quello. No, mamma mia, mi stavo per lanciare nella lava, raga. Mi stavo per lanciare nella lava. Stiamo calmi. Allora, di qua noi possiamo scendere? Sì. Ok, fortezza. Siamo nella fortezza, raga. Siamo dentro la fortezza. Siamo dentro la fortezza. Siamo dentro la fortezza. Abbiamo trovato la fortezza, signori miei. Abbiamo trovato la fortezza. Fermi tutti. Zitti, calmi e tranquilli. Abbiamo trovato la fortezza. Allora, questo mi sembra anche un posto abbastanza sicuro e tranquillo dove poter fare il portale, signori miei. Vediamo qui sopra cosa c'è. Qui sopra non c'è niente, perfetto. Facciamolo qua il portale, raga. Mi piace. Guardate, c'è proprio la cosa fatta apposta. La cosa fatta apposta. No, non mi piace fatto lì. Facciamolo. Che per noi è tutto dispari questa zona di qua. Allora facciamolo sotto. Così ci evitiamo anche le scale. Lo facciamo qua il portale, raga. Rompiamo tutto, non mi interessa niente. Facciamo il portale, facciamo il portale. Vediamo dove sbuchiamo a casa. Rompi, rompi tutto, rompi tutto. Dovremmo esserci portati l'ossidiana. Sì, perfetto. Mitici, mitici. Piazziamo, facciamo a livello terra il portale. 1 e 2, ok. Facciamo 1, 2. Questo dobbiamo levarlo. Ok, levo anche questi. E 3, perfetto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. E poi chiudiamo sopra. 1 e 2. Ok. Ci siamo, raga. Ci siamo, ci siamo. Aspettate, sistemiamo un attimo qua i blocchi. Se non sbaglio, dovrei aver recuperato anche altri blocchi che però non mi servono a nulla. Lo mettiamo lì. Ok, accendino in mano, accendino in mano, accendino in mano, accendino in mano, accendino in mano. Accendiamo il portale. Ok, abbiamo il portale, signori miei. Abbiamo il portale. Detto questo, signori miei, torniamo nel nostro mondo. Torniamo nel nostro mondo, vediamo dove sbuchiamo. Torniamo nel nostro mondo, vediamo dove sbuchiamo. Speriamo non sia notte. Ragazzuoli, siamo passati. Ce l'abbiamo fatta, ce l'abbiamo fatta. Fermi tutti. No, che cazzo. Ma che.
Porco, che cosa vuoi tu? Levati, levati! Ci è piovuto uno scheletro. Levati, mannaggia a te! Ci è piovuto uno scheletro dal cielo, raga. Mamma mia, che ritorno col botto. Fermi tutti. Sento una pecora. Illuminiamo un attimino quella zona, raga, che vedo una caverna. Siamo despawnati dentro. Cioè, il portale è dentro una caverna. Ottimo, va bene. Stiamo calmi, signori miei. Stiamo calmi. Dove siamo? Dove. Un villaggio. Che fantastica cosa, signori miei. Un villaggio. Siamo vicino a un villaggio. Una pecora. Scheletri che muoiono incendiati, un villaggio enorme. Che cosa carina, ragazzuoli miei. Che cosa carina. Dai, questo episodio è andato bene. Questo episodio è andato bene, porca miseria. Abbiamo trovato la fortezza. Abbiamo trovato. Siamo riusciti a tornare nel nostro mondo. Abbiamo trovato pure un villaggio. Aspettate che mi devo segnare le coordinate, raga. Ok, ragazzuoli, là ci sono dei creeper, degli scheletri. Allora, vediamo, saliamo qua sopra. Vediamo se si vede qualcosa da qua. O si vede semplicemente la vastità. Sì, infatti si vede semplicemente la vastità e siamo circondati da mostri. Perfetto, ragazzoli, ci sono, c'è un cavallo. Ragazzoli, detto questo, io mi fermo qui per questo video, ragazzoli. Noi siamo riusciti finalmente a trovare una fortezza, ce l'abbiamo fatta, signori miei. Fortezza uguale anche Blaze. Blaze possiamo trovare, fare gli occhi del drago per andarci a cercare anche la fortezza del drago, praticamente. Perfetto, tutto bene, tutto bene. Nel prossimo video, signori miei, torneremo là dentro e esploreremo la fortezza. Ovviamente devo lasciare tutte queste cose che abbiamo raccolto nel nostro cammino e sistemarci l'inventario. Ma detto questo, signori miei, missione compiuta. Bella così, raga, ce l'abbiamo fatta. Detto questo, ragazzi, vi ringrazio per aver guardato questo video. Vi ringrazio per i like, per i commenti, per i suggerimenti e per il supporto che date e darete a questa serie. Noi ci vediamo sempre qui sul canale per un prossimo video, nei prossimi. No, nei prossimi giorni, per un prossimo video domani. Bella, raga. Ciao!